Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questa nuovissima serie su Little Hope. Mi fa ancora veramente strano, ragazzi, essere qui. Giusto oggi ovviamente il tempo nuvoloso, sole, quindi ci sarà luce che va, luce che viene. Ovviamente le mie spighe sempre che... Io direi che per questo primissimo nuovo episodio, ritorno dopo la mia lunga assenza, ragazzi, direi proprio di chiedervi almeno 100 like, ragazzi. So che ce la possiamo fare. Ovviamente, ragazzi, vi ricordo che il sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché io possa capire appunto che state sostenendo questa serie, che questa serie vi sta piacendo. Per cui io ci tengo di nuovo anche a ringraziare Alessio, perché questo è stato un regalo da parte sua. Per il resto, che dire, mi è stato richiesto da tanti, finalmente ci siamo. Diversi di voi mi hanno detto che questo nuovo episodio è migliore del primo, quindi sarebbe a dire migliore di Man of Medan. Io ovviamente sono super impaziente, ragazzi. Non perdiamo più tempo e andiamo a giocarlo, per la miseria. Ovviamente sceglieremo, ragazzi, si gioca da solo, perché tra l'altro si può giocare anche in compagnia questo gioco. Però, siccome io sono sola soletta, ovviamente lo giocherò da sola. Io ovviamente sto giocando con il controller. Ragazzi, se in basso a destra vedete la scritta attiva Windows, abbiate un attimo di pietà, perché ho comprato oggi la chiave per l'attivazione ufficiale di Windows. Quindi per oggi, insomma, vi dovete sorbire quella scrittina, poi vi giuro che sparirà. Ok. Cioè, il titolo dovrebbe far pensare una cosa tipo lasciate ogni speranza ogni voi che entrate, una cosa del genere. Ore 21, oggi, perfetto. Anzi, 21:42 per essere precisi. Ok. La cosa non fa intendere nulla di buono, però sono dettagli, no? Cioè, il fatto che sia un gioco horror non ci dovrebbe far sospettare che sta per succedere qualcosa di orrendo, giusto? Ma forse sì, forse no, non lo possiamo sapere, raga. Vediamo un attimo. Quale sfiga perseguiterà questo povero guidatore d'autobus? Questo povero autista, anzi, forse sarebbe meglio definirlo così. Atmosfera c'è, la musica pure, c'è un'auto della polizia. Ok, c'è mister sceriffo qua. Che succede? Perché hanno chiuso la strada? Sai esprimerti a parole, sai parlare, dire qualcosa, non lo so. Adesso scopriremo perché hanno sbarrato la strada, raga. Grazie di aver accostato. Di nulla. Qualcosa non va? C'è un problema più avanti. C'è stato un grosso incidente, la strada è chiusa. Capisco. Stiamo deviando il traffico a Little Hope. Oh. Tutto ok? Ha l'aria di uno un po' confuso. Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione. Dubito che un lieve ritardo possa causare disagi. Ma c'era gente sull'autobus. Vada verso est. Arriverà dritto a Little Hope. Allungherà di poco il tragitto. Ok, c'è stato un momento tipo di perplessità da parte dell'autista non appena ha sentito appunto Little Hope. Lo consumerai. Ah, c'era gente sull'autobus, ma come era? Da quanto tempo non bevi? Da pochi giorni, saranno 3 mesi. Bravo. C'è qualcuno che è un alcolista. Guarda a caso. So che non ha senso, ma tenerlo in mano mi fa sentire molto meglio. Cosa? È la
la strada sbagliata. Mi dissocio. È solo una deviazione. Facciamo finta di niente. Adesso calmati. È tutto ok. Ti prego, John, smettila di trattarmi così. Fate piano, ma che c'è? Brutto. Da miseria. Merda miseria. Ok, brutta cosa, brutta. Incidente, andiamo bene, iniziamo bene. Smettila, James. Sai quanto mi dà sui nervi quando non mi prendi sul serio. Quello che dici non è vero, tesoro. Ho solo avuto una brutta giornata. Ci credi che stanno litigando ancora? Io sì. Beh, è un dato di fatto. Sei ubriaco! Ma che sorpresa! Ho solo guardato la partita con i ragazzi, non esagerare! Non sto esagerando, lo sai! Girano voci. Potrebbero esserci alcuni licenziamenti. La fabbrica! Ripeti questa storia da anni. Piuttosto mi preoccupa Megan. Cosa avrebbe Megan? Non ho notato niente. Cosa vuoi notare dopo 10 birre? Oggi il reverendo Carson l'ha presa da parte. Lo fa da 4 settimane. Non sta bene. Non scherzo, Jay. Ti preoccupi troppo per quella bambina. Ho altre cose a cui pensare adesso. Ma non mi dire. Hai sempre altro a cui pensare. Quando troverai del tempo? Stai montando una tragedia sul nulla. Non capisco perché agitarsi tanto. Sul nulla? Occuparsi da sola di tutta la famiglia? Io famiglia. Non lo definirei nulla. Mi servirebbe una mano. Forse se avessimo dei figli nostri, sarebbe tutto diverso. Questo è un colpo basso. Non capisci quanto non sia dura per me. Non sei l'unica persona sotto pressione. In fabbrica tira una brutta aria, Anne. Molto brutta. Non hai il momento. Calma. Non stasera. Non è il momento. Brutta aria. Non ci siamo. Casa della famiglia Clark. Tania è in ritardo. Sta capitando più spesso. Fermi. Allora, c'è ovviamente un tempo limite a quanto pare per scegliere. Magari non in tutti i casi, però. Allora, ragazzi, ricapitolando. Deviazione, direzione Little Hope, guardate caso, succede un incidente. Si ribalta l'autobus. Arriviamo in questa casa, casa della famiglia Clark a quanto pare. Questi due tizi litigano, c'è una brutta aria, c'è una bambina... Forse, probabilmente, secondo me, è già indemoniata. Ci sarà qualcosa che non va. Viene presa da parte dal reverendo, che pure detto così, pure questo pare veramente molto brutto. Se proprio da... Non lo so. Cioè, l'introduzione è bella, bella... avete capito che è bella? Allora, è sempre in ritardo. È sempre in ritardo. Allora, ok, R per scegliere. Tania è sempre in ritardo. No, non è vero. Solo da quando frequenta... lui. Quel tipo non mi piace affatto. Tutte le sue stronzate New Age sembrano uscite da una setta. Sei geloso? La settimana scorsa abbiamo chiacchierato un po'. A me piace. Questo è un classico. Un disco pazzesco. Smettila, così me lo rovini. Che fa? Bella l'aria della bambina, regà. Effettivamente non desta preoccupazione. Stava guardando la TV. Ehi, piedona, vedi di non rompermi il disco, capito? È stato un incidente, non facciamo già troppo quelli alterati, regà, perché già non l'aria... Non è così severo con lei, non l'ha fatto apposta. Tutto quello che fa Megan non è mai apposta. Non rompere. Che già tira una brutta aria, regà, fare pure gli irritati non so quanto possa aiutare, eh. Eccola, è Tania, la Tania in Accidenti. Questione. Sì, è proprio di lei che si stava parlando. Mi toccherà usare la finestra se non sistemano la porta. Bonsoir. Ciao, zio. Come andiamo? Ok. Aspetta, ci ha dato dentro ancora. Continua a litigare. Continua a bere, tra l'altro. E per cosa stavolta?
Papà ha bevuto. Delusione, che padre modello. Proprio un padre modello, oserei dire. Stava quasi per crollare sulla porta. Un vero padre modello. Già. Ormai non fanno di cui esserne fieri, sono prevedibili. Proprio come un disco rotto che continua a incepparsi. Dennis, quante volte ti ho detto che devi portare in solaio tutte le tue cianfrusaglie? Ehi, un po' di rispetto. Questa è una collezione molto ambita, rara e preziosa. Ma questi sono tutti figli loro? Nella vita precedente sarà stata un Marine. Ah. Perché è magari così arrabbiato? Sì. Ma è il solito Dennis. Niente di più e niente di meno. Perché Dennis sa fare solo una cosa. Comportarsi da Dennis. Tanto per cambiare. Già. Ma non lo so, le situazioni... Hey, per ora è un po' strana la situazione, raga. Di? Hey. Oh! No, no, ora sono impegnato. Che vuoi? Mazza, ma sta bambina la trattano male tutti. Oh, oh. Che c'è? Ehi! Hey, smettila di fare la scema! In che senso? Che bordica ha fatto? Non era più lì la bambina? Perché dovrebbe... Ah! Oh! Che spavento! Mi hai fatto paura, tesoro. Vi ho sentiti sì parlare di me. Oh, oh. Non ora, Megan. Mi piacerebbe fare il bagno in pace. Mi serve una pausa da questo manicomio. La maltrattano tutti, sta bambina. Ho fatto prendere un colpo, mannaggia santa. Ok, ah sì, ok, va bene, ammettiamolo. Ha decisamente qualcosa che non va. È chiarissimo, lo capirebbe qualunque idiota. Che fai? Perché non vai a parlare con mamma e papà? Non mi sembra il caso di mischiarmi. Ah, sai, ma questi sono tutti fratelli. Stavolta non sembravano le solite scaramucce. Discutevano di Megan. Ha fatto qualcosa di male. Beh, non mi stupisce. Di sicuro ha più di una rotella fuori posto. Mi chiedo perché le stiano sempre bene addosso. A proposito dell'argomento, nobile cavaliere, dov'è la principessina? Perché non vai da lei piuttosto di rompere? Megan si trova di sopra. Potresti parlare con lei, se non hai altro di meglio da fare. La cerco io. Bene, ciao. T'ho detto, di sopra, va là a cercare, no? Raga, qui qualcosa puzza. E puzza anche tanto, ma proprio tanto de merda, proprio tanto de merda. Quindi allora, tieni pronto R2 per raccogliere oggetti, R per esaminare. Alcune interazioni rivelano segreti, attenzione, quindi bisogna anche analizzarli gli oggetti. I segreti scoperti possono essere visualizzati nella schermata collezione personaggi, va bene. Quindi ruotiamo un po', vediamo un po' cosa c'è di interessante qua. Sembrerebbe niente. Vabbè, un fiammifero, una scatola di fiammiferi, chiarissimo. Mettiamo sul caffè. Bella cosa di caffè, proprio americano, grossa così. Allora, premi A in accordo al battito. Ah, ok, sì. Questo è per non fare rumore, fondamentalmente. Ok, sì. Questa cosa c'era già in Man on Medan, ragazzi, quindi l'hanno riportata anche in questo secondo episodio. Vabbè, perché non avrebbero dovuto, comunque. Triangolo, triangolo. Piano, piano. Piano, piano. Ok. Fin quando, insomma, la cosa scorre piano, è ancora fattibile. Vorrò vedere, raga, quando sarà più veloce. Che c'è? Mazza. Che? Devi tenere d'occhio tua sorella minore. La mamma è in pensiero per lei. Perché tocca a me, scusa? Chissà come mai, direi di fare un pochettino i sarcastici, no? Non riesco a capire perché. Con una famiglia unita e presente come la sua. Provaci tu a gestire una famiglia così. Anche il diavolo in persona non riuscirebbe a non dare di matto. Attenzione, l'ha nominato. Ha nominato proprio lui. Chissà perché, secondo me qualcosa c'entra. Interessate a Tania. Allora, ok, finalmente, ragazzi. Siamo in game. A quanto mi sembra di aver capito, quando i genitori prima litigavano... Ok ragazzi, scusate, c'è stato un attimo un impallamento tecnico e tutto a posto. Allora, stavo dicendo, a quanto ho capito
da quello che hanno detto i genitori, ragazzi, mentre litigavano, questa bambina non è figlia loro. Quindi non è perlomeno figlia naturale loro. Questo mi sembra di aver capito. Questi tre ragazzi sì. Lei probabilmente sarà stata adottata per qualche motivo. Io penso che comunque scopriremo qualcosa a riguardo. Questo sicuramente, eh? Allora, possiamo aprire la porta perché dovremmo. La porta comunque a quanto pare, raga, è bloccata. Quindi non possiamo farci assolutamente niente. Va bene. Ok, guarda, per me va benissimo così, no? Non c'è alcun tipo di problema. Ok, a quanto sto sentendo, Tania penso sia arrivata. Che c'è? Brutto orologio di merda. Vai a fare, eh? Te lo devo dire, dove devi andare a fare? O posso... E posso risparmiarmelo? Io spero di potermelo risparmiare. Allora, vediamo un attimo. Vediamo un po', ragazzi. Nome studente Megan. Ok, a quanto pare ha dei giorni di assenza, giorni in cui arriva in ritardo. Wow. E ha dei... Megan ha più casini di quanto pensassi. Votacci proprio brutti, 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 ragazzi, eh. Infatti, sono tutti D. Ci sono un sacco di F anche. Non va bene, non va bene proprio per niente. Qualcosa qui non va. Vabbè, ma questo l'avevamo già capito. A quanto pare la madre sembrerebbe essere particolarmente preoccupata per questa ragazzina. Anthony! Che? Dove cavolo sei? Ecco, ecco. Anthony, si può sapere dove sei? Ma perché? Anthony, mi sto arrabbiando sul serio! Ma chi è? Che c'è? Se non mi rispondi. Ma che è? Oh! Forse hai ragione sulla mia famiglia. Oh, oh. È tutto vero. Tania! Che cazzo era quella cosa? Che succede? Quella peste mi ha chiusa fuori! Sto congelando! Cos'era quella roba? Oh, 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 non lo fare! Adesso ti apro, lascia stare Megan. Aspetta! Raga, quella è Moquette. È per questo che sta prendendo merda. Fuoco così. Megan! Sei dentro! C'è. Va. La cucina sta bruciando! E fa qualcosa, cazzo! Megan! Oh! Mamma! Dove siete finiti? Anthony! Ma provi a sfondare la porta, fai qualcosa, non lo so! Aprire le finestre? Magari uscire da una finestra, cazzo! Oh! Aiuto! Forse in bagno non c'è la finestra. Ehi! Buttati, buttati! Che cosa diavolo ci fai là sopra? Ero chiuso nel solaio! Vai al balcone! Anthony, aiuto! La porta ovviamente è incastrata. Oh, ma non possiamo fare niente! Questo è ubriaco lercio. Sveglia! Non muore, cioè no, qua è un disastro. Qualcuno mi aiuti! Ci rega? Thank you.
Ma magari pigli fuoco. Aiuta Tania, la bambina morisse in preda agli atroci tormenti. Scusate, regà, però c'è. Anthony! Aiuto! È il demonio, il demonio incarnato. Fate qualcosa, madonna, mi sta fa venire. Calati dalla grondaia. Afferra quella grondaia e vieni giù. Sì, però fai, muovite, oh. Oddio, mo ci rimette le penne, raga. Mo scivola. Oddio. Oh, piano. 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 Oh! Oh! Oddio, no. Mannaggia, raga. Ma che cazzo? Oh! Oddio! Oh! 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 Oddio, regà! Won't you spare me over till another year? Bella l'intro. Bravi, bravi ragazzi. Salve. Mio benvenuto. Non ci siamo ancora conosciuti, se non mi sbaglio. Ho giocato su PS4 il primo capitolo, mi Questo scusi. Questo è il mio personale archivio. E io sono il curatore. Tanto piacere. Il custode di queste meravigliose storie. E oggi ho un racconto davvero speciale. E me ne sono accorta, davvero speciale sì, porca puttana. Mi illumini, anzi ci illumini, non vediamo l'ora. Inquietante, vero? Decisamente. In realtà non c'è nulla da temere. Ah no? Questa particolare storia non è ancora stata scritta. È stata solo abbozzata e le scelte dei protagonisti
la completeranno. Certo. L'incendio? No, non sarebbe stato possibile evitarlo. È ok. Quel che fatto è fatto. O forse no. Comunque, è meglio pensare al futuro. Capito? La vita è un'ombra sfuggente, no? Certo. Quello di cui sto per narrarvi è un mondo confuso, forse angosciante persino. Quanto angosciante dipende da ciò a cui vorrete credere e quanto confuso dalla strada che vorrete scegliere. Mm-hmm. Sono infinite le direzioni verso cui sarà possibile incamminarsi. Spesso non possediamo tutte le informazioni, ma una scelta va comunque fatta nella speranza di giungere alla verità e all'esito che abbiamo desiderato. Come nella vita, ogni decisione conta. Le scelte del singolo influiranno su tutti. Ok. Questo era l'inizio della storia. Sì. Quale immane tragedia. Già. Il conto delle vittime non è ancora scritto. Dipenderà dalle prossime decisioni. Cosa scegliere? Ragione? Sentimento? Meglio seguire la testa oppure il cuore? Non c'è risposta giusta. A volte è meglio una e a volte l'altra. Il mio consiglio, per quel che vale, è: sii sempre fedele a te stesso. Ok, sì. Vedrò di ricordarmene. Ma io sono qui soltanto per annotare gli eventi, non per aiutare. Si suppone che io non interferisca, insomma. Non è il mio compito, apparentemente. Ma d'altra parte, apparentemente mi è permesso condividere le sagge parole dei grandi narratori del passato, qualora io ritenga che esse siano appropriate. Certo, lei è liberissimo di fare quello che desidera. Ancora un'ultima cosa, prima che ci separiamo. Sì? Vi sono immagini in Little Hope che, se trovate, mostrano squarci di un possibile Robin! Futuro, qualcosa destinato o non destinato ad accadere. Se usate, saranno di grande aiuto. Ok, monsieur, merci. Si celebra un funerale, vedo. Ci vediamo. A presto. Muchas gracias. Uno di quei funerali. Quanto mi piace un buon funerale. Un funerale, il funerale di quella povera ragazza che si è impiccata per colpa mia, per esempio. Andiamo bene. Nessuno fra i presenti oggi è in grado di comprendere il motivo di questa immane tragedia. Io sì. Ma confortiamoci nella consapevolezza che la famiglia sarà unita per l'eternità nell'abbraccio caritatevole di Dio. Era il ragazzo che usciva con Tania. Ok. Ah, sta celebrando i funerali di lei. Sono morte tipo 5 persone. Giustamente dovevano celebrare il suo per ricordarci che è morta a causa mia. Grazie ragazzi, continuate a rigire il ditino nella piaghina, siccome non fa già abbastanza male. Giusto per rammentarmelo. Ma sempre bene, no? Insomma, certo. Ma sempre bene. Minchia sto poveraccio, raga. Che succede? Ok, Andrew è il nostro protagonista, ha 18 anni, è uno studente universitario, ansia e distacco, attenzione. Dov'è? Che fa? Perché in strada? Che succede? Che succede? Taylor, 22 anni, studente, caparbietà e suscettibilità. Non è il padre? Dov'è Daniel? Non lo trovo. Non lo so. No, Invece di perdere tempo, perché non mi dai una mano? Cosa vuoi che faccia, oh? Che vuoi che faccia, John? Chiama aiuto. Se non ti spiace, ovvio. Ok, il rapporto pure fra i personaggi.
Ci sto provando! Ho già provato, ma posso riprovare. Non sto Ehi, tanto Andrew, capendo. Amico, come stai? Dove siamo? Che è successo? Ci siamo ribaltati, ma stiamo Vabbè. Bene, solo tanta paura. Assomiglia al padre. Se lo dici Guarda tu. Caso. Non mi ricordo di nessun incidente. Forse sei testa, sotto shock. Zio. Potresti anche avere una commozione. Riprenditi con calma. Rimani qui. Aspetta. Ok. Vabbè. Lui è il nostro John, ragazzi. Purtroppo è protagonista della tragedia a cui abbiamo assistito poco fa. Telefono del cazzo! Non funziona! Come non averlo? Ok, non agitarti. Troveremo un altro modo. Tipo quale? Urlare nel bel mezzo del bosco di notte? Non lo so. Daniel, 20 anni, il tipico belloccio di sta minchia, studente universitario anche lui, Merda, il mio telefono. Ma si è finito in mezzo a fosso, raga. Chi altro c'è? Ok, questi sono protagonisti della nostra storia, ovviamente. Angela, studentessa attempata, what the fuck? 48 anni, va bene. Sembra più vecchia, in effetti, però sono dettagli. Ci siete lassù? Ehi, sì. Daniel, sei tu? John, sono qua. Grazie al cielo. Daniel! Taylor, come stai? Sto bene. Bene anche noi, se vi interessa. Tutto a posto laggiù? Sto bene, non ho niente di rotto. Ehi, John, perché siamo andati a sbattere? Non lo so. L'autista ha sbandato per evitare un ostacolo sulla strada. Tra l'altro è lì con voi? L'autista è scomparso, no, raga. Che fine non lo vedo. Strano. Non è neanche quassù. Ce la fate a risalire qui? È molto ripido. Qui sembra ci sia un sentiero. Grande. C'è il sentiero. Seguite il sentiero. Vi porterà sulla strada. Ci ritroviamo là. D'accordo. A dopo. Ehi, Taylor. No. Mi daresti una mano a rimettere in piedi Andrew? Aspetta. Non ricordo nulla. Hai sbattuto la testa? Tu chi sei? Oddio, è tutto ok. Ha proprio amnesia. È già. Soltanto la botta. Io sono John, il tuo professore. Eravamo sul pullman per una gita, ma qualcosa è andato storto. L'incidente non era il All'università programma. Fanno le gite? Beh, andremo Costa in cerca degli altri e di aiuto. Consideralo una specie di test di crescita personale. Premi come indicato, ok, prima dello scadere del tempo, ok. Davvero una bella squadra. Ho fatto un sogno. Sembrava reale. C'erano fiamme ovunque, era... cupo. Con quella botta hai fatto un bel viaggio. Gli altri sbucheranno da un sentiero che dà sulla strada. Ci troveremo lì. Perché lasciare il pullman? Troviamo un accordo. Perché abbandonare il pullman? Tanto vale aspettare. No, perdiamo soltanto tempo. È molto meglio raggiungere gli altri e andare insieme in città, alla ricerca di aiuto. Dov'è l'autista? Che fine ha fatto l'autista? Dovrebbe essere tornato. Avrà fatto l'unica cosa sensata. Cercare aiuto in città. Boh, sensata. Vabbè, non ho idea di dove sia. Magari ha battuto la testa e ora sta andando dalla parte opposta. D'accordo. Voi restatevene pure qui. Io vado da solo. Oh oh. Ehi, professore! Ok, si è arrabbiato. L'abbiamo fatto arrabbiare. È un professore, vero? Sì, sì. Sono confuso. Pare sia un professore. Possiamo restare uniti, non voglio aspettare solo. Forse ha ragione, non dovremmo separarci. E allora neanche andiamo. Il mio prende. Forse è una zona scoperta. Oppure non hai più credito. È dovuto all'incidente? Penso di sì. Non mi sembra dovuto all'incidente, effettivamente. Segui John, incontra Angela e Daniel e trova l'autista. Ok, questi sono i nostri obiettivi attuali, ragazzi. Però il tempo a mia disposizione per oggi è terminato, ragazzi. Io penso che non farò durare gli episodi più di una quarantina di minuti, mezz'ora, 40 minuti, anche per non renderli troppo pesanti, troppo lunghi. Oggi abbiamo visto tanto, per quanto abbiamo, insomma, assistito soltanto all'introduzione.
Direi che è stata abbastanza coinvolgente, ragazzi, nonostante appunto fosse soltanto un'introduzione in cui non abbiamo fatto niente di che. Però ovviamente un grosso dubbio ce l'hanno fatto sorgere, è successo di tutto, veramente di tutto e di più. E già i primi sensi di colpa che cominciano a crescere, perché ovviamente la nostra scelta ha determinato la morte di un personaggio. Quindi che bello, che meraviglia, grazie ragazzi. Io direi che questo episodio di oggi termina qui. Aspetto i vostri commenti qua sotto, ragazzi, riguardo quello a cui abbiamo assistito oggi. Vi mando un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!